Insomma, l'ho detto! La nebbia che si posa la mattina. Per gli ucraini le strade no, le case no, ma per i monumenti enormi ci sanno fare. La neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa. Il nostro bel albergo, le mattonelle, là che è un'indicazione sullo stato del bagno, stavo dicendo prima. Qui si va senza casco. Sono 6.50 e in Italia le 5.50. C'è già il sole, questa è la cameretta dove abbiamo dormito. Sembra che abbiamo recuperato un giorno della tabella di marcia, dice Maurizio. E andiamo a Kiev e dormire a Kiev, invece vogliono proseguire dopo averla visitata. Come al solito io... ribadisco che a me di andare nelle città non interessa niente. Ciao ciao. Noi siamo arrivati da qui e qui, anziché andare qui, abbiamo tagliato di qui e siamo in questa città, Zitomir. E Kiev è qui. E poi proseguire di qui. Siamo arrivati a Kiev, qui sembra che ci sia una macchina che non parla. L'autista del filobus. Elettrico, ovviamente. Abbiamo approfittato per fare un po' di manutenzione alle moto. A lui manca nella batteria un po' di acido. Eccola qua. Invece a me manca proprio la batteria. L'abbiamo scardinata via e adesso sono andati a comprarne una. Speriamo che la trovino uguale. Questa qui è la stanzetta del Maurizio. Un po' antidiluviana, soprattutto il gabinetto. Se passa l'USL qui puoi chiedere l'albergo. Qui siamo nel grande parcheggio del nostro albergo. Ma quante macchine ci sono? Non sarà solo del nostro albergo, immagino. Adesso il portapacchi saldato ieri sera. Un bel lavoretto ad opera d'arte fatto da un locale. Ci ha messo anche questi qui sotto,
adesso è robustissimo. Buongiorno. Com'è andata stamattina? Allora, abbiamo fatto colazione che com'era? Ottima. Era molto nutriente. Sì, riso. Riso, salsicciotta. Sì, Würstel. Würstel, oppure i ravioli. Ravioli, dopo abbiamo beccato del pane, avevamo già mangiato i biscotti. Zucchero l'abbiamo dovuto chiedere tre volte, ma però è arrivato. Perfetto. Però va bene. Stiamo abituando alla Cina. Sempre meglio. Sì, sempre meglio che ieri, però, caffè latte e pane. Sì, là, una cosa borghese. Sì, esatto. Sì, una cosa ovvia. E allora, niente, gli ultimi avvenimenti cosa sono stati? Più o meno normalissimi, stiamo viaggiando avventure nel mondo, è normalissimo. Certo, è tutto scritto. Adesso alcuni di loro sono andati a far benzina. Sì. Io... e partiamo da questa città che neanche so come si chiama. Prova a vedere sulla cartina se c'è, lo sai il nome? Sì. Come si chiama qua? Aspetta. Cagnetti russi. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo. Va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito. Qui ci sono tantissimi girasoli in Ucraina, miliardi di girasoli, ma le api ce la fanno a fecondarli tutti. Ci devono essere stramiliardi di api. Domani entriamo in Russia. Ora ci troviamo in questo momento a questo incrocio qui. Mamma cicogna che sta dando da mangiare. Il grand'angolo è solo appoggiato? No, no, è avvitato. Guarda cosa succede a chi va troppo forte in macchina. Qui i pulmini sono strapieni.